appuntamento nella 22esima edizione dei concerti di San Martino, una rassegna che è stata pensata e ideata dal nostro maestro Giovanni Fanciani, che ha fatto tante cose, ovviamente non solo questa, ma è una cosa che continua a vivere come deve vivere il museo, la Tartina, e come deve vivere la musica, che senza l'azione non si sente. Innanzitutto un ringraziamento stasera ai padroni di casa, un ringraziamento al comune di Cercivento, un ringraziamento sentito alla comunità di montagna, alla regione e ai comuni di Paularo e di Tormezzo che ci sostengono da tanti anni in questa iniziativa. Quest'anno abbiamo avuto un livello artistico eccellente tra domani al Museo Carnico ci sarà il trio Johannes, fatto delle prime parti del Teatro La Scala. Per cui, ecco, una kermesse estremamente interessante dal punto di vista proprio artistico. Prossimo anno, tra l'altro, di anticipo, ci sarà in concomitanza col bicentenario della morte di Piotti, insieme anche alle iniziative legate a ricordare questo grande artista, anche in collaborazione, grazie a Guido Rimonda, che è il direttore artistico dell'Associazione degli Amici della Mozartina. Un saluto anche da lui, un saluto anche da Screm, adesso che è l'organizzatore di tutti gli eventi del concerto di San Martino, consulente artistico e direttore artistico, insieme a Guido Rimonda, di questa iniziativa. Non voglio dilungarmi particolarmente in parole. Questa sera abbiamo un quartetto che è un quartetto di amici della Mozartina, il quartetto La Mozartina, e avremo piacere di intrattenervi con un programma classicissimo di musiche di Franz Josef Haydn, grandissimo compositore che tutti conoscono, un certo compositore che si chiama Mozart, che forse qualcuno ha sentito, e poi un brano inedito che Daniel mi ha portato per il mio compleanno, di Tichel, che era un grandissimo violinista coevo di Haydn e di Mozart, che visse un sacco a Milano, la cui musica ha un sapore differente, lo sentirete, ma due parole diremo sui brani di volte in volte. Il primo brano è appunto questo quartetto dell'inizio, la nascita del quartetto appunto di Franz Josef Haydn, che è appunto il quartetto re maggiore dell'opera numero 3, dove si inizia a intravedere questo dialogo continuo, la forma dei movimenti, insomma lo sentirete che si stacca da quello che era la tradizione precedente. Prima però un omaggio.
Mozart, che grande compositore, scrisse, sono uno dei quartetti cosiddetti di Milano, perché composti quando lui era in Lombardia, e appunto il K156, già il numero basso indica che era molto giovane, diciamo 14 anni, tanto per capirci come tempo in cui questo grande mente ha escogitato questo quartetto. E quindi vi lasciamo al suo. Thank you.
sarebbe una persona, una forma anche proprio sonata nel primo tempo, quello che diventa il primo vero quartetto di tutta la storia, rispetto a quello che è la forma. Grazie. Thank you.
Thank you.
Grazie. Giusto per chiudere così. Per nostro piacere di suonare per voi. Uno perché l'abbiamo fatto all'inizio e due perché ricordo la prego.